questa è Radio Nuvole Passeggeri, buongiorno a tutti gli ascoltatori, una nuova, entusiasmante, incredibile, fantasmagorica puntata dell'arcobaleno e l'aeroplano, ed è con me un grande ritorno, la mitica Ciambotta. Ciao Ciambotta! Buongiorno a tutti i teleascoltatori, scusate. Anche telespettatori, un giorno diventeremo una televisione. Buongiorno a tutti, quindi anche ai nostri futuri telespettatori, chiaramente, ecco, sì. Ecco, la nostra è una radio che dice sempre la verità e quindi dobbiamo dire la verità anche oggi, e a dire la verità la Ciambotta oggi non ci voleva venire, è vero? Ma no, via, sono stata trattenuta da impegni. Sì, nelle volte scorse sei stata trattenuta da impegni. Questa volta, per non farti scappare, ti abbiamo trattenuto noi e ti abbiamo legato alla sedia. Va bene, Ciambotta, ma bando alle ciance, chi abbiamo qui? Ah, beh, avendo uno sponsor che è, come tutti ormai sapete, Becchini Becchetti, abbiamo anche un uomo insostituibile, il degno rappresentante di questa agenzia funebre, che è il nostro generale Chain. No, che dici? Oggi a sostituirlo, siccome è stato momentaneamente licenziato, abbiamo messo al suo posto il sottotenente Minotti. È stato momentaneamente licenziato, cioè lo riassumeremo prima o poi, va bene. Secondo me il generale Chain ha un piede nella fossa. Comunque, sottotenente Minotti, buongiorno. Buongiorno a voi e spero che voi stiate bene. Lei è stato istruito, ma certo che lei, io tocco ferro, Ciambotta, tocchi ferro anche lei per piacere, che non si sa mai. Allora, lei è stato istruito bene dal suo generale, vero? Ho fatto anni e anni di corso sotto il generale. Perfetto, allora prego, ci faccia il suo annuncio, poi giudicheremo. E oggi annunciamo con grande rammarico l'improvvisa dipartita del giovane Peter Pan. La tragedia è avvenuta questa mattina alle ore 10:35 in via Pievaiola, all'altezza di Madonna Alta, a Perugia. Il ragazzo percorreva la strada con il suo skateboard a tutta velocità, quando, incontrando una macchia d'olio, scivolò rovinosamente andando a sbattere contro il proprio destino. Purtroppo certi attrezzi ad una certa età, ricordo che il ragazzo era pluricentenario, non andrebbero più utilizzati, poiché richiedono riflessi pronti e una certa prestanza fisica, nonché dimestichezza. Ne danno il triste annuncio Trilli, i bambini sperduti, Wendy che sta piangendo e il coccodrillo. I funerali si terranno il 29 febbraio alle ore 25:15 sull'isola che non c'è. Per indicazioni precise sul luogo rivolgersi a Edoardo Bennato. Non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella... Ecco Ciambotta, io lo sapevo, indovina cosa è successo? Cosa è successo? È successo che il sottotenente se n'è andato via senza salutare, ma lo abbiamo riacciuffato. Ah, bene, adesso allora vediamo un po' se ci saluta o meno, dai. Signor sottotenente, che fa? Se ne va via così? Noi ormai ci siamo affezionati, non so nemmeno se riassumeremo il generale Chain, tanto lei è stato bravo. Ci saluti! Mi ero distratto un attimo, anche perché il generale mi dà tante incombenze in questo momento e quindi mi sono distratto. Comunque saluto calorosamente, affettuosamente e spero sempre che voi stiate bene. Grazie signor sottotenente, noi tocchiamo sempre ferro, che fa, male non fa, e andiamo avanti con l'arcobaleno e l'aeroplano. La trovi da te? Bene Ciambotta, andiamo avanti, chi abbiamo adesso in scaletta? Mi dica un po'.
adesso abbiamo con noi Vanessa. Vanessa, quella che è telenovelasologa? Sì, telenovelasologa. Questa volta l'ho detto corretto, credo. Ah, nel periodo di assenza ti sei allenata, brava. Ma è quella anche che sa un sacco di ricette prelibate? Sì, esattamente, infatti ci delizia sempre con le sue ricette in ogni puntata del nostro programma, appunto, sì. Vanessa, allora, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, allora, abbiamo una ricetta anche questa volta, immagino. Sì, questa sera vi parlerò della ribollita. Conosciamo tutti la ribollita come piatto di recupero per eccellenza della tradizione culinaria toscana. Una nota, per i fagioli, una notte di ammollo, dei fagioli cannellini e 2 ore di riposo in frigorifero. Ingredienti per i fagioli: fagioli cannellini secchi 350 grammi, olio extravergine di oliva 20 grammi, aglio 1 spicchio, rosmarino 1 rametto, acqua 2 litri, sale fino quanto basta, pepe nero quanto basta. Per la zuppa, versa 250 grammi, cavolo nero 300 grammi, bietole 300 grammi, panni raffermo 220 grammi, olio extravergine di oliva 25 grammi, pomodori pelati 180 grammi, patate 1, cipolle 80 grammi, carote 80 grammi, sedano 100 grammi, pepe nero quanto basta, sale fino quanto basta, peperoncino secco quanto basta, timo fresco quanto basta. Procedimento. Per preparare la ribollita iniziate dalla cottura dei fagioli cannellini. Per prima cosa poneteli in ammollo in una ciotola colma di acqua almeno per una notte intera, meglio ancora se per 24 ore. Trascorso questo tempo in un tegame ampio dal bordo alto, scaldate l'olio di oliva con lo spicchio di aglio e il rametto di rosmarino. Poi aggiungete i fagioli scolati dall'acqua di ammollo. Coprite con l'acqua e cuocete per un'ora a fuoco medio-basso con il coperchio. A fine cottura pepate salate, il sale è meglio aggiungere alla fine, altrimenti indurirebbe i legumi se messo troppo presto. Rimuovete il rametto di rosmarino, prelevate una parte di fagioli e teneteli da parte perché dovranno essere aggiunti interi alla fine. Frullate tutto con un mixer ad immersione per ottenere un brodo con il quale porterete a cottura la zuppa. Ora occupatevi del soffritto, sbucciate la cipolla e tritatela finemente, lavate il sedano e riducete anch'esso ad un trito fine, per finire pelate la carota e riducetela a piccoli cubetti. In un tegame scaldate 25 g di olio di oliva e fate soffriggere a fuoco moderato cipolla, sedano e carote tritati. Mentre il soffritto appassisce, pelate la patata e riducetela a dadini. Aggiungete anche i dadini di patata al soffritto e proseguite la cottura. Mentre cuoce la patata, versate i pelati in una ciotola e schiacciateli con una forchetta. Aggiungeteli alle verdure nel tegame. Mentre la cottura prosegue, dedicatevi alle verdure a foglia. Dividete a metà la verza, privatela della costola interna più dura e poi tagliate la julienne. Lavate e tagliate grossolanamente le bietole e per ultime lavate e tagliate anche le foglie di cavolo nero. Aggiungete la verza, le bietole e il cavolo alla zuppa. Ora versate il brodo di fagioli che avete frullato, mescolate, coprite con il coperchio e portate a bollore. Quando la zuppa bolle, togliete il coperchio e cuocete per altri 45 minuti mescolando di tanto in tanto. Quando la zuppa sarà pronta, regolate di sale e pepe. Unite i fagioli interi che avete tenuto da parte, mescolate e spegnete il fuoco. Tagliate a fette grossolane il pane raffermo. Adagiate alcune fette sul fondo di una ciotola o zuppiera, coprite con un paio di mestoli di zuppa, poi adagiate un altro strato di pane e ricoprite con un'altra zuppa. Proseguite alternando gli strati fino a terminare gli ingredienti.
Lasciate raffreddare a temperatura ambiente, poi ponete in frigorifero coperto con pellicola per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo, riprendete la ribollita, il pane avrà assorbito la zuppa e la ribollita avrà un aspetto semisolido. Versatela in un tegame, portatela al bollore, aromatizzatela con peperoncino e foglioline di timo. La vostra ribollita è pronta per essere gustata con un filo di olio a crudo. E buon appetito! Vanessa, ma questa è una ricetta difficilissima. Tu l'hai già hai provato a farla? Immagino di sì. Sì, l'ho fatta la ribollita. Porca miseria. Oh, io continuo a dire agli ascoltatori, perché non ci vedono, Vanessa le sa tutte a memoria, tutte gli ingredienti, i tempi. È una cosa pazzesca, io non ci riuscirei mai. Comunque, a farla non ci provo nemmeno, ma mangiarla quando la fai, Vanessa, io tienimi presente perché ci sono, eh? Senz'altro. Sì, Vanessa, e alla prossima puntata. Ok, grazie a voi, arrivederci. Bene Ciambotta, e dopo questa fantastica mangiata, abbuffata con la ribollita, che cosa dobbiamo fare? Chi abbiamo come ospite ora? Adesso abbiamo con noi la sindaca di Ponte San Giovanni. Signora sindaca, buonasera. Buonasera. Allora, oggi con la sindaca tratteremo della spinosa questione del vandalismo, in particolare di quei ragazzacci che imbrattano con le bombolette spray i muri dei palazzi, i treni, gli autobus, i sottopassi. Io una volta ho visto anche la Ciambotta pasticciare un muro qua sotto, vero Ciambotta? Ah no, ma perché mi dici queste cose? Non sono il tipo. Vabbè, non lo vuoi dire, giustamente, sennò poi finisci nei guai. Vabbè, andiamo avanti. Signora sindaca, a Ponte San Giovanni c'è questo problema? E se sì, come pensate di risolverlo? No, a Ponte San Giovanni questo problema non c'è. O meglio, i vostri ci sono, ma non sono un problema, perché sono talmente bravi che i loro disegni sono opere d'arte. Per esempio, se un palazzo del valore di 1 milione di euro viene imbrattato da uno di questi ragazzi prodigio, diventa talmente bello che il suo valore raddoppia o addirittura triplica. Sindaco, io non so, rimango ogni volta senza parole. Ciambotta, hai capito? Tu a Ponte San Giovanni non ci puoi andare ad imbrattare i muri, perché ti ho visto disegnare, sei un disastro. E quindi lascia perdere, rimani a Perugia, nella clandestinità, fai i tuoi pasticci sui muri qua sotto, magari usa la matita così li cancelliamo, che dici? Ok. Allora, signor sindaco, invece, anzi signora sindaca o signora sindaco, come preferisce essere chiamata? Signora sindaca o signora sindaco? Signora sindaca. Sindaca, giusto, ha ragione. Ciambotta, la salutiamo? E salutiamo la nostra amica e sindaca, soprattutto signora sindaca di Ponte San Giovanni, grazie. Arrivederci. We'll be right back.
Ebbene, adesso con i Rolling Stone di sottofondo abbiamo, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, Ciambotta, la rubrica sul cinema. E chi la tiene? La tiene il mitico fratello mio, cioè il San Lumière, il mitico San Lumière. Ma già, perché voi due siete i famosi fratelli Lumière, Ciambotta Lumière e San Lumière, gli inventori del cinematografo. San Lumière, buongiorno. Buongiorno a tutti. O anche buonasera, a seconda di quando viene ascoltato. Certo, buonasera. Lei preferirebbe essere ascoltato di giorno o di sera? Ma per me è indifferente, l'importante è essere ascoltato. Saggio il nostro San Lumière. Va bene, Ciambotta, ci parlerà di qualcosa questo San Lumière? Lei lo sa di che film ci parla? Veramente non lo so, guarda. Neanch'io. San Lumière, ci dica lei. Allora, il film di cui voglio parlarvi oggi è intitolato Un sacchetto di biglie. Scusa, ti interrompo. È la storia di... se avete ascoltato la puntata scorsa, c'era un famoso calciatore degli anni addietro che ci dichiarò di essere un grande giocatore di biglie. Immagino che il film parli della sua storia. Diciamo che non proprio. No, allora di che parla? Allora, è la storia autobiografica tratta dal libro omonimo di Joseph Joffo. È un film senza retorica che allo scontato impegno civile allega un sorprendente valore cinematografico. Insomma, è una rivelazione. È notevole è anche la performance dei suoi giovani protagonisti. Infatti conviene ammettere sin da subito che il casting è l'elemento di gran lunga più convincente del film. Infatti due bambini sono frutti di una lunga ricerca da parte del casting e sono addestrati ad arte da un coach. E bisogna dire che è curata anche la fotografia, l'ambientazione e le musiche. E si tratta di una storia nella storia di questi due fratelli che devono sopravvivere alla guerra tra mille peripezie. Insomma, un film bello da non perdere. Bello, Sal, tu l'hai visto? E com'è? Un film emozionante? È un film violento? C'è tanta violenza in questo film? Il film è un film che, diciamo, a volte ha delle scene un po' violente, però è da consigliare a tutti perché diciamo che è un film educativo che insegna che cos'è la guerra, diciamo. Ciambotta, visto che la settimana scorsa c'è stata anche la giornata della memoria, forse questo film è stato proprio il film giusto da presentare oggi. Che dici? Sì, credo di sì. Va bene, allora salutiamo tuo fratello, tanto voi dopo vi vedete perché so che uscite a cena insieme, come spesso fate il venerdì, e chiudiamo, salutiamo tutti. Grazie a tutti per l'ascolto. Anche di questa nostra puntata L'arcobaleno e l'aeroplano, l'ho detta bene. E saluti a San Lumière. Saluti a tutti.